Sesta e ultima corsa di questo convegno breve alla vigilia del derby, premio Ercole a C, doppio chilometro per femmine di 4 anni, Enki Brown F, Enrico Bellei, Love Letter In, Roberto Vecchione, Eternity Bar Antonio Simioli, Erga Parra, Vincenzo Piscogli e l'annunziata, Ever Queen, Afrin Midre Elohim di Venere, Giusi Savarese, questo è il campo delle partenti. Partono forte Enki Brown F, Ever Queen ed Elohim di Venere, con le ultime due che superano Enki Brown F e vanno a lottare per il comando. Enki Brown F precede Eternity Bar all'esterno Erga Omnespar a chiudere il Love Letter in. Queen ha respinto lo di Venere che si è accodata. Muove subito Enki Brown F. Dalla terza posizione fa altrettanto Eternity Bar. Così Enki Brown F. scivola in corda. Ma Eternity Bar è sempre intenzionata ad andare subito a fare match con l'avversaria. Quinta posizione per Erga Homespar a precedere Love In. Eternity Bar che sopravanza ora Ever Queen e cerca di andare a diretto contatto con Enki Brown F che nel frattempo completa questi 600 dal palo fino a qui in 44.5 Enki Brown F, Ever Queen, Eternity Bar a largo, Elohim di Venere, Erga Hormelspar, Love Letter In andatura che si mantiene notevole e mezzo miglio in 59.1 per Enki Brown F Inseguita sempre da Eternity Bar, tiene la posizione Ever Queen davanti all'Indie Venere. Ergalon spara più indietro. Love Letter in chilometro che va via in 1.13.7 per Enki Brown F. Su Ever Queen, Eternity Bar a largo, Elohim di Venere, Erga Omnes para in una situazione tattica che non cambia, 5 cavalli in corda, la sola Eternity Bar a largo, anche in curva frazione decisa in 14.6 per Enki Brown F sotto il pungolo decisissimo di Eternity Bar, le due adesso scavano un piccolo solco nei confronti di Ever Queen perché c'è un'altra frazione in 13.5, lottano accanitamente Enki Brown F ed Eternity Bar che però ora Sembra già prevalente ai 400 finali. Eternity Bar che liquida Enki Brown F. Scende alla corda. Si avvicina però adesso minacciosamente anche Elohim eh, di Venere. Dopo aver superato Ever Queen. Eternity Bar, quindi affronta il comando la retta d'arrivo su Enki Brown F. Elohim di Venere che però scatta. Poi Erga Omnes Par con Enki Brown F. Che anticipa Elohim di Venere, prova a riproporsi su Eternity Bar. E le tre sono in lotta. Eternity Bar all'interno. Enki Brown F. Poi Elohim di Venere. Eternity Bar anche lei è stanca. Recupera anche Brown F. Ma Eternity Bar sfugge e vince su Enki Brown F. E Elohim di Venere 2:27:2 sul mio cronometro. Media che sarà intorno all'1.13:4 sul doppio chilometro per la strepitosa vittoria di Eternity Bar. Che doveva fare match con Enki Brown F, lo ha fatto, è riuscita a passare ai 450 finali. Ma Enki Brown F, cavalla di gran classe, in retta d'arrivo, ci ha riprovato, è tornata sull'avversaria. Che però, pur calando leggermente, l'ha respinta. Vince dunque Eternity Ball. Antonio Simioli alla guida del al training. I colori di Armando Topo, davanti a Enki Brown F e Elohim di Venere per i numeri 3-1-6. Questo l'arrivo ufficioso della sesta e ultima da Capannella. È tutto, la linea che va allo studio.